Ti è mai capitato di sentirti a disagio perché hai lasciato delle macchie di sangue sulle lenzuola? Ecco come toglierle in un modo super semplice. Prima di continuare, ricorda che facciamo informazione e divulgazione su temi sensibili legati alle donne. Seguendo il nostro profilo ci aiuti tantissimo e ci dà la possibilità di portare contenuti sempre migliori. Ma torniamo a noi. Se la macchia è secca, potete usare acqua frizzante o acqua ossigenata. La prima è arricchita di anidride carbonica, così è più facile l'eliminazione del sangue se è intrappolato nel tessuto. La seconda funziona più o meno nello stesso modo, ma ha dalla sua un maggior potere smacchiante. Sempre bene diluirla ed evitare sulla neseta. Oppure, prima della lavatrice, lasciare in immersione tutta la notte in acqua e sale, circa 5 cucchiai di sale per un litro d'acqua. Se la macchia è fredda, ricordatevi di non utilizzare acqua calda o acqua tiepida, perché va a fissare ancora di più la macchia al tessuto. Quindi usate acqua fredda. Una sfregata con un po' di sapone di Marsiglia, oppure quello molle di cocco, e poi a quel punto o le lavate a mano o via la lavatrice. Spero sia stato d'aiuto. Alla prossima!